Riprendiamo la nostra diretta e i nostri telespettatori, come ben sapranno, ci piace parlare di argomenti che hanno a che fare con la stretta attualità. E la fiera della sostenibilità che stiamo per raccontarvi, la Fiera Nazionale del Consumo Critico e degli Stili di Vita Sostenibili, dal titolo Fa la cosa giusta, rappresenta in pieno questa nostra intenzione. E allora vogliamo parlarne con Miriam Giovanzana, direttore editoriale di Terre di Mezzo, che organizza questa fiera che comincia oggi, 24 marzo, fino al 26, sarà a Milano. E innanzitutto le do il benvenuto. Miriam, grazie per essere con noi. E Grazie a voi. poi vorrei partire, ecco, dal titolo di questa fiera, Fa la cosa giusta. Ecco, che cosa vuole rappresentare questo titolo e quindi per esteso tutta la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili? Sì, ormai siamo giunti alla 19ª edizione, quindi per noi è un'espressione ormai molto frequentata, ma per farvi capire, crediamo che nella nostra vita quotidiana e nelle scelte di ognuno di noi c'è la possibilità di, appunto, fare la cosa giusta. Impossibile dire nelle mille situazioni della vita quale sia, appunto, la scelta migliore, ma la direzione in cui vogliamo muoverci, c'è una responsabilità che possiamo riprenderci nelle nostre vite quotidiane, nelle scelte di consumo, da che cosa compriamo per preparare il nostro cibo quotidiano, a come ci vestiamo, a come facciamo le vacanze. Ecco, l'idea è che in ognuna di queste azioni quotidiane noi si abbia la possibilità di contribuire a un mondo migliore per tutti, e questo è il senso di fare la cosa giusta. Io voglio dare qualche numero. L'anno scorso oltre 40.000 visitatori, quest'anno 9 aree tematiche, 450 realtà espositive, 350 proposte di incontri, 700 relatori, ancora dibattiti, degustazioni, spettacoli. Tutto questo vuole raccontare appunto il mondo della sostenibilità a 360 gradi. E tra le varie aree espositive che Fa la cosa giusta propone a coloro i quali vorranno visitarla a Milano, come abbiamo detto all'inizio, dal 24, quindi da oggi fino al 26 marzo, ci sono alcune aree appunto che hanno a che fare, potremmo dire, con la vita di tutti i giorni. Io vorrei partire, Miriam, dallo spiegare, ecco, quello che è il turismo responsabile per i cammini, il mondo dei cammini, che è un mondo a noi tanto vicino che anche con la pandemia in qualche maniera è stato enfatizzato attraverso ovviamente le varie proposte che in Italia si sono tenute, poi anche con il prosieguo degli anni. Ecco, cosa vuole rappresentare questo tipo di tematica in un contesto di vita sostenibile? Quando parliamo di cammini, parliamo di un'esperienza che ha due lati sostanzialmente, che è quello principale, quello da cui originano questi grandi cammini, e sono in genere cammini di pellegrinaggio, quindi un'esperienza di spiritualità, un'esperienza interiore che si ricollega a una grande tradizione. Sto pensando al cammino di Santiago de Compostela, alla Via Francigena. Nel 2025 ci sarà l'anno santo, un anno giubilare verso Roma, e si può arrivare a Roma come si può arrivare a Santiago ormai per lunghi cammini, 800-900 km a piedi. Il secondo versante è un versante che negli ultimi anni ha preso forse il sopravvento. I cammini sono anche una grande esperienza di turismo sostenibile, appunto, di turismo a basso impatto ambientale che incontra le comunità, valorizza i territori, valorizza le esperienze, le storie, e in questo anche le esperienze religiose. E è una grande opportunità di modernità, nonostante quando parliamo di pellegrinaggio a piedi, quello che ci viene in mente è il grande pellegrinaggio medievale alle mete dei santi, appunto, dei corpi santi, ma in realtà è un'esperienza che coinvolge davvero centinaia di migliaia di persone. Quest'anno, l'anno scorso, nel 2022, sono arrivate a piedi a Santiago quasi 440.000 persone, 438.000
90.000 di più del 2019, cioè dell'anno pre-pandemia. C'è una grande attenzione, una grande passione, significa vivere una settimana, 15 giorni, un mese all'aria aperta, vivendo sobriamente e scoprendo che si può vivere di poco, ma che nessuno di noi può fare a meno delle relazioni, dell'esperienza di essere ospitati, per esempio, o dell'esperienza di essere in cammino insieme. Ecco, in questo sta una grande modernità. Quindi la fiera dei grandi cammini che c'è all'interno di Fa la cosa giusta racconta tutto questo, racconta i 60-70 cammini più importanti in Italia, sono ospitate 13 regioni con degli stand istituzionali, quindi davvero un'area imponente nei numeri come ricordavi. Ovviamente tutto questo necessita di preparazione e immaginiamo che siano anche tanti i cosiddetti stakeholder che in qualche maniera poi andranno a confrontarsi non solo sulla tematica dei cammini che stiamo adesso in qualche maniera sviscerando, ma anche su tante altre tematiche. Ecco, per rimanere su questa, quali sono allora le attese che voi percepite, che vi sono sicuramente arrivate attraverso i vari report degli operatori turistici, degli operatori economici, ma anche della gente comune che in qualche maniera si avvia per un cammino e si appresta anche ad attraversare un territorio? A me pare che stiamo vivendo, dopo gli anni della pandemia, ma anche prima probabilmente, un grande rilancio del turismo in Italia. Anzi, in alcune zone, in alcune località, in alcune città si parla letteralmente di overbooking. Siamo pieni e i fenomeni per cui Venezia, anche Roma, incominciano a patire la presenza di turisti, non soltanto a desiderarli. Ecco, quando si è invasi, allora si capisce che il modello economico che stiamo un po' frequentando raggiunge, il suo punto di rottura. Qualcuno dice, leggevo qualche giorno fa, che siamo diventati i camerieri d'Europa o i camerieri del mondo, proprio perché puntiamo su un turismo che certamente è di qualità e certamente dà lavoro e non va sottovalutato. Ma allora di che cosa siamo in cerca un po' tutti? Una delle espressioni che io non amo, ma che negli ultimi anni è andata per la maggiore, è il turismo esperienziale. Ma difficilmente si capisce, si va al di là della bella espressione linguistica. Io dico abbiamo bisogno di autenticità, quello che non si può comperare, che è impagabile, è davvero l'incontro con l'altro, l'incontro con la storia dell'altro e l'incontro appunto nella verità e nell'autenticità. Questo credo che nei prossimi anni, nei prossimi decenni farà la differenza. Sarebbe interessante che il Made in Italy, quindi l'attrazione anche del nostro paese, potesse frequentare questa dimensione dell'autenticità e della verità, e dentro questo io credo che le parrocchie, le comunità religiose abbiano una chance straordinaria. C'è una bellissima esperienza che mi piacerebbe raccontarvi, che è quella del cammino francescano, del cammino dei cappuccini che sta sorgendo nelle Marche con Fra Sergio. È un'esperienza straordinaria, bellissima e di grande capacità di modulare i desideri, di far incontrare i desideri della gente di oggi con la grande spiritualità. Quindi è proprio un'esperienza molto bella. E a proposito di autenticità, Miriam, visto che abbiamo pochi minuti prima di lasciarci, ecco, io vorrei citare altri due panel, altri due incontri, ecco, che ci saranno nell'ambito dei 3 giorni di Fa la cosa giusta. Il primo riguarda il tema della corruzione delle parole, questo appuntamento che vedrà protagonisti l'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, e lo scrittore Ri De Luca, e un altro invece che ha a che fare con il tema della moda, del fashion, perché esiste una sostenibilità anche nell'ambito della moda. Ecco, sostenibilità e autenticità, parola e moda. Ecco, le chiederei di aiutarci a capire il senso di questi due appuntamenti che poi, se vogliamo, sono anche un po' il cuore, ecco, di questa mostra.
Sì, per quanto riguarda la moda, e credo che appunto le donne mi capiranno ancora meglio, la moda è quanto di più temporaneo, appunto, e volatile conosciamo, cambia da un giorno all'altro. Ci siamo chiesti che cosa significa, in questo settore parlare di sostenibilità e quindi anche di durata, e superare il fast fashion, la moda appunto che dura per una stagione e talvolta neanche per una stagione intera. Credo che da questo punto di vista il tentativo è quello di coniugare la bellezza, l'estetica e l'etica. E significa essere consapevoli dei materiali che vengono usati, della sostenibilità dei lavoratori, delle relazioni che si instaurano fino ad arrivare al packaging dell'abbigliamento, eccetera. Ecco, anche qua c'è tutto un mondo da scoprire, ma c'è un mondo di bellezza da scoprire, quindi l'invito è proprio quello di andare in questa direzione che coinvolge molto i giovani. I giovani capiscono molto bene questo tipo di scelte. E per quanto riguarda l'incontro con Monsignor Delpini, arcivescovo di Milano, e lo scrittore Ri De Luca, li abbiamo invitati e hanno accettato entrambi con molto velocemente, con molta passione. La riflessione che facciamo è questa: noi viviamo in un mondo corrotto, conosciamo una corruzione crescente, ma in questa corruzione siamo immersi e siamo immersi anche perché usiamo le parole in maniera appunto logorata, le parole spesso sono separate dal loro significato originario, quindi la corruzione delle parole, la corruzione del linguaggio è allo stesso tempo segno e causa anche della corruzione in cui viviamo e appunto ci coinvolge tutti. E quindi abbiamo chiesto a due esperti, a due amanti della parola con la P maiuscola, della parola sacra, come Mario Delpini e come Ri De Luca, entrambi appunto appassionati della parola sacra, e abbiamo chiesto di aiutarci a leggere questo nostro tempo perché entrambi sono anche immersi e appassionati delle parole che ci scambiamo noi come uomini e come donne. E quindi, appunto, se proviamo a ritrovare il senso delle parole che usiamo quando diciamo guerra, quando diciamo pace, quando diciamo giustizia, credo che possiamo tutti riprenderci uno spazio di libertà e camminare un po' insieme in una direzione di maggiore sostenibilità. Che poi è la parola chiave che abbiamo, ecco, in qualche maniera ritrovato più spesso nel corso di questo incontro. Allora, il sito internet è falacosagiusta.org, chiedo alla regia di mandarlo in onda. Grazie, ecco, questa è la pagina relativa all'incontro tra l'Arcivescovo di Milano ed Henry De Luca, ecco la nostra home page all'interno della quale, navigando, poi i nostri amici potranno ritrovare tutte le informazioni utili per partecipare a questo evento così importante. Io voglio ringraziare allora Miriam Giovanzana, direttore editoriale di Terre di Mezzo, per essere stata con noi. Grazie e buon lavoro. Grazie a tutti voi, vi aspettiamo a Milano allora. Grazie, ecco, allora accogliamo l'invito e davvero speriamo l'anno prossimo a questo punto di essere con voi per parlare di questi temi che a noi sono davvero, per noi sono davvero molto, molto cari. E allora ringrazio ancora Miriam Giovanzana, noi ora ci fermiamo per la pubblicità e poi ci ritroveremo ancora con Just Today.